Amiche ed amici sportivi, ma soprattutto appassionati di hockey, ben trovati dal Capannino, la pista Antonio Armeni, questo sabato 30 novembre 2019, undicesima giornata di Serie A1, l'Impredil Follonica sfida il Lanaro Breganze. Una buonasera ad Enrico Giovannelli, accanto a me come al solito Maurizio Ceccarelli, ciao Enrico e buonasera a tutti. Sorridi Maurizio, perché eri stato assente alcune partite, ti ha ben sostituito Michele Lannini, che tra l'altro è qui accanto a noi. Stasera però grandissimo match, vale tanto in prospettiva, soprattutto per entrare nelle migliori otto per la Coppa Italia tra Follonica e Breganze. Sì, hai detto bene, una partita importante, vale molto per il Follonica che vuole comunque interrompere un trend negativo, insomma da tre partite non vince e stasera c'è la possibilità di tornare alla vittoria proprio qui al Capannino contro una formazione forte, insomma attrezzata come appunto il Breganze. È vero, c'è ormai alle porte la griglia per la Final Eight di Coppa Italia, quindi una partita che vale sicuramente più dei tre punti in palio. Allora subito le formazioni, grazie ad Andrea Burgio che sta inquadrando il Breganze con Francesco Veludo, Samuel Amato, Andrea Della Valle, Pietro Battaglin, Andrea Borgo, Nicola Retis, non c'è il capitano Eloy Mitchans, ancora infortunato, il capitano di stasera è Gerard Texido, Andrea Scuccato, Silvio Costenaro e il portiere di riserva Marco Zanfi, l'allenatore è l'italo-argentino Diego Mir. Il Follonica si schiera con la formazione tipo, recuperato, poi ne parleremo, Mario Rodriguez con Giovanni Menichetti, Oscar Bonarelli, Francesco Panini, Davide Panini, Mario Rodriguez, Federico Panini il capitano, Stefano Paghi, Marco Panini, Pablo Cancela, Gabriele Irace il portiere di riserva, allenatore Enrico Mariotti, gli arbitri del match Luca Moli di Viareggio, Alfonso Rago di Giovinazzo, gli ausiliari Michela Neri, al cronometro Nello Lorenzoni. Adesso però un minuto di raccoglimento in memoria di Marcello Ricceri, storico dirigente azzurro. Gli applausi del Capannino in memoria e in onore di Marcello Ricceri, babbo dell'amico Jacopo, storico davvero dirigente, lui ha fatto un po' tutto nella società, Maurizio, scomparso nei giorni scorsi, tra l'altro una scomparsa prematura, possiamo dirlo, perché non era così anziano. Assolutamente no, ha detto bene, lui dirigente storico, cronometrista, uomo di Croce Rossa, insomma Marcello ne ha fatte veramente tante, è stato veramente un uomo importante per tutta la città di Follonica. Ci ha lasciato, come hai detto tu, in maniera prematura, peccato davvero, era un uomo buono e Follonica insomma in questi giorni, in queste ore lo piange. Sì, imprenditore storico della cittadina del Golfo, un saluto ancora a Marcello Ricceri. Momento però di pensare alla partita, le squadre si stanno preparando, il Follonica questa sera con lo spezzato, maglia bianca, pantaloncini e calzettone azzurri, il Breganze invece la classica tenuta rosso-nera. Ti do un dato, Maurizio, lo scorso anno ci fu una vittoria per parte, 7-6 del Follonica a Breganze e 3-2 del Breganze a Follonica. Cosa ne pensi? I risultati non me li ricordavo. Insomma, dimostra che c'è grande equilibrio anche fra queste due squadre. L'anno scorso il Breganze, a mio modo di vedere, era più forte rispetto a quello. Ha vinto la Coppa Italia, c'era un certo Lucas Martinez, insomma era una squadra davvero attrezzata che puntava insomma allo scudetto. Quest'anno mi sembra leggermente più debole, però rimane una squadra comunque forte, importante, allenata da un tecnico di sicuro valore qual è Diego Mir. Sì, quando arrivò a Breganze infilò un filotto incredibile di vittorie, Diego Mir davvero un allenatore, come si dice, esploso quasi dal nulla, ma insomma gli addetti ai lavori lo conoscevano bene. E allora i quintetti sono quelli confermati, il Follonica delle ultime partite con Menichetti, Marco,
e Federico Pagnini, Pablo Cancela e Davide Banini nel Breganze, davanti a Francisco Veludo, giostrano Samuele Amato, Nicola Retis, Gerard Texido e col numero 58 Andrea Scuccato. Parte allora Follonica Breganze, undicesima giornata del campionato di Serie A1, ne mancano tre con questa alla fine del giro d'andata e a quel punto le prime otto saranno qualificate appunto per la Final Eight, che dovrebbe andare a Lodi, visto che avrebbe una sorta di prelazione. Staremo a vedere se insomma la capolista della Serie A1 deciderà di organizzare le finali in quel di Lodi, al Palazzo Dell'Otti. Ma intanto manovra il Follonica con Marco e Federico Pagnini. Texido va a contrastare, poi in area Cancela, la recupera Scuccato, può ripartire per Samuele Amato, anche lui giocatore davvero importante per la formazione vicentina. Scorso anno a Valdagno, poi è arrivato in una sorta di scambio a Breganze, 35 anni lui, aveva iniziato addirittura a Prato e poi via via ha conquistato anche la nazionale italiana, un perno della formazione di Massimo Mariotti. Intanto c'è un cambio di possesso, per 5 secondi la pallina in la metà pista del Breganze non era riuscita a portarla avanti. Ancora Marco Pagnini che non va in gol da alcune settimane e questo credo che possa essere un piccolo handicap per la formazione di Enrico Mariotti. Tanto Davide Banini in posta, va anche al tiro, la paratissima di Francisco Veludo, lui portiere della nazionale angolana, ex Amatori Vercelli, scorso anno gran campionato alle dipendenze di Sergio Silva, poi con lo scioglimento praticamente della società giallo-verde ha trovato casa a Breganze. Tanto ancora Banini dietro porta, aspetta l'arrivo di qualche compagno, costretto a ripiegare a centropista per Marco Pagnini, davanti a giocare Cancela, uno dei più produttivi nel Follonica, già segnato 13 gol in campionato, e lui insomma l'arma segreta, ma mica poi tanto, la formazione azzurra. Riparte allora Breganze con Retis, Amato, Scuccato, ancora Retis, va a cercare ora il neo capitano Gerard Texido, anche lui 12 gol in stagione. Come detto manca Eloy Michans, il veterano un po' di questa squadra, ma giocatore formidabile che sa dettare tempi, ma uno strappo lo sta tenendo fuori. Intanto Marco Pagnini va a sparare addosso a Amato, Amato va dalla parte opposta, rallentato da Federico Pagnini. Diceva appunto di Michans, che insomma da alcune stagioni a Breganze, giocatore se non decisivo è quasi. Intanto Texido a spazio, Menichetti la blocca, allora contropiede del Follonica, Marco Pagnini non riesce però a servire Cancela, recupera Retis. Maurizio, 3 minuti e mezzo, buon avvio. Sì, buon avvio, insomma le squadre si stanno un po' studiando in questi primi minuti, però intanto c'è il gol del Breganze. Sì, Gerard Texido da destra, una gran botta, ha bucato sul primo palo Giovanni Menichetti, 3 minuti e 31 secondi. Texido, avevamo detto poco fa, porta in vantaggio i rossoneri, 13° gol del Breganze. Si stanno studiando, Texido ha trovato la porta. Era finita la fase di studio probabilmente. Texido gran botta e Menichetti battuto, Breganze che quindi si porta in vantaggio dopo 3 minuti e mezzo dall'inizio della partita. E, come detto, le due squadre non è che affondassero in maniera particolare, però è stato bravo insomma. Intanto occasione per Federico Pagnini davanti al portiere, niente da fare, palla respinta. Sì, le due squadre sono reduci da due sconfitte, il Breganze in casa ha venduto cara la pelle contro il Forte dei Marmi per 3-2.
Lo stesso possiamo dire del Follonica, che però a Lodi era sotto 5-0 alla fine del primo tempo, a inizio della ripresa 3 gol in pochi minuti, poi altre azioni un po' contestate, un gol non visto che poteva essere quello del 5-4, alla fine però il Lodi ha mantenuto la vittoria, ma in classifica il Briganza ha 3 punti in più dei Maremmani, 14 contro 11, una classifica cortissima, a parte il Lodi che è scappato via. Beh, Lodi in questo momento sembra fare un campionato a sé, insomma, nettamente primo, per il resto ci sono tutte le squadre racchiuse in 9 punti, quindi è una cosa abbastanza insolita. Dalla seconda, che è il Forte dei Marmi, alle ultime insomma, Correggio e Monza, quindi il campionato super equilibrato. Sì, tra l'altro Enrico Mariotti si è arrabbiato molto perché Cancela ha avuto l'occasione per il pareggio ma ha sparato addosso a Veludo. Riparte il Breganze, 5 minuti sul cronometro, vantaggio veneto con Gerard Texido, manovra Retis, salta Cancela, poi però si sente a ripiegare ancora per Texido e va ancora al tiro, palla deviata, va al recupero Davide Banini, avanza Federico Pagnini, il capitano, che si è ritagliato anche lui un nuovo ruolo, un pochino più centropista secondo le indicazioni, ma poi insomma con l'assenza di Mario Rodriguez hanno scalato un po' tutti la posizione. Intanto Marco Pagnini chiuso, Cancela, Follonica prova subito a riagguantare il Briganze, Davide Banini il tiro, niente da fare, Veludo bravissimo, la tiene lì. Gran portiere questo Francisco Veludo, Maurizio? Sì, non ho avuto molte occasioni per seguirlo, ma insomma, in questi primi minuti di questa sfida mi sembra veramente all'altezza, sì, è stato bravo, ha bloccato 2 o 3 occasioni davvero importanti per il Follonica. Allora Samuel Amato, bloccato da Federico Pagnini, scatta anche Marco, va Federico Pagnini in aria, il passaggio non ci arriva, Marco Pagnini troppo veloce. Poi in area, pericolo, con una deviazione, ma Menichetti ci ha messo una pezza. Allora Marco, Banini, Marco, il tiro, ancora Veludo. Protagonista assoluto, Francisco Veludo. Si scalda anche un po' il pubblico del Capannino, che come al solito arriva con qualche minuto di ritardo. Ancora Cancela, sul primo palo bloccato, può andarsene scuccato, va al tiro, palla larga. Andrea Scuccato, 23 anni. Ora Fede Pagnini, Marco. 7 minuti, poco più, dall'inizio del match. Ha chiamato subito un time out Diego Mir. Visto un po' di cose che non gli piacciono, anche se la sua squadra è in vantaggio. Allora Marco Pagnini manovra. Cercare Cancela, una finta. Va lo spagnolo contro un altro spagnolo come Texido, cercare Fede Pagnini, 10 secondi a chiudere l'azione, lanciano avanti ma non c'è nessuno, recupera Breganze, pallina per Retis, Texido, arriva Scuccato, Follonica va anche in pressing abbastanza alto ma Breganze rimane in possesso. Amato, scarico per Texido, ancora Samuel Amato dietro porta, lo insegue Federico Pagnini, poi la pallina rimbalza, si impenna e allora arriva il fischio per l'interruzione del gioco, diciamo pericoloso, palla alta, arriva anche il time out di Diego Mir, ma servirà anche Enrico Mariotti, Maurizio, per far ragionare un po' suoi, perché hanno avuto le occasioni ma non l'hanno sfruttate. Sì, qualche occasione il Follonica l'ha avuta anche importante a rompere l'equilibrio, il gol insomma che è arrivato dopo 4 minuti circa, però insomma, una partita ancora ovviamente lunghissima, è vero che il Follonica forse ha sbagliato qualcosa ma è anche vero che insomma è iniziata da nemmeno 10 minuti, quindi diamo tempo anche a Enrico Mariotti e alla squadra insomma di capirci qualcosina in più e vediamo insomma.
Eh sì, l'abbiamo detto, undicesima giornata nel campionato di Serie A 1, punti pesantissimi perché in ballo c'è l'ingresso nella Coppa Italia, si chiude con la qualificazione alla fine del giorno di andata, però è chiaro che gli scontri presenti diretti con due formazioni sulla carta molto simili. Anche il Breganza quest'anno insomma ha adottato un po' la politica del Follonica con praticamente 8 decimi nella formazione maremmana della cantera, sono nati e cresciuti, ma anche a Breganze non ce ne sono poi così tanti di stranieri. Riparte Davide Manini, Fede Pagnini, avanza da sinistra, va a chiuderlo però con il numero 2 Samuele Amato. Ancora Cancela, mette in mezzo, non ci arriva Davide Panini, scarico ancora con Cancela, Cancela nel mezzo, allontana Veludo che anticipa tutti, recupera Marco Pagnini, Pagnini mette in mezzo, pallina ricacciata lontana, va scuccato, c'è possibilità di entrare di contropiede, arriva Texidom, chiuso da Marco Pagnini. Ancora Amato, Texido pista, è entrato con il numero 3 anche Andrea Dalla Valle, 19 anni, palla però non è raggiungibile per Cancela, la sponda lo tradisce, riparte allora Texido, si fionda in area, scuccato Texido al tiro, gran diagonale largo, la pallina finisce però fuori dalla pista. Si sta intanto levando la tuta Mario Rodriguez, quindi a breve insomma lo vedremo in pista. È entrato già Mario Rodriguez nel secondo tempo a Lodi, qui potrebbe essere un cambio già in questo primo tempo. Va a Cancela, andiamo a cercare Fede Pagnini, un po' di spazio, il tiro di Pagnini, la respinta di Veludo, recupera Cancela, ora Marco Pagnini, il tiro, la parata di Veludo, poi però un tocco con il pattino probabilmente del capitano Federico Pagnini, punizione in favore del Breganze quando se ne sono andati 10 minuti nel corso del primo tempo, 1-0 vantaggio Veneto con il gol dopo 3 minuti e mezzo di Texido, che manovra, scambio con Amato, ora Texido, Amato va anche al tiro, la palla decisamente larga davanti alla porta, viene fischiata però palla alta, quindi punizione in favore del Follonica e arriva il cambio, entra Mario Rodriguez tra gli applausi del capannino, esce Davide Panini, ricordiamolo praticamente non ha giocato dall'inizio della stagione, qualche presenza ma problema al tendine d'Achille, non è superato però la voglia è tanta, non è superato, la condizione ovviamente fisica è quella che è, però è importante questo rientro, è importante perché è un giocatore di grande personalità, un giocatore molto forte e dà sicuramente anche sicurezza, no? Un po' a tutta la squadra, a tutti i ragazzi, quindi è bello rivederlo ed è importante, molto importante per il Follonica. Sì, subito al tiro Rodriguez, però qualche stecca, la palla si impenna, recupera Samuel Amato, scuccato, 14 alla fine del primo tempo, sempre Breganze avanti 1-0 in manovra col suo italo-argentino che tenta di mettere in mezzo, Rodriguez recupera, va a cercare Marco Pagnini, in difesa del Breganze però stringe bene, va anche in pressing, ancora Rodriguez, Pagnini tenta di liberarsi di qualche avversario, qualche slalom, il tiro, la palla intercettata, contropiede della formazione rossonera, Texido, ma lì c'è Rodriguez che anche con i muscoli blocca tutto, e allora Federico Pagnini al tiro, gran botta, la parata di Veludo, Cancela, aveva spazio Federico Pagnini, ora Marco, Cancela, scorrono minuti 13
alla chiusura del primo tempo. Ancora Marco Pagnini, una partita velocissima, lo dico Maurizio, finora non c'è stato nemmeno un fallo di squadra. No, non l'avevo notato, insomma. Se n'è andato un bel pezzo del primo tempo, quindi partita davvero molto molto corretta e anche scorrevole, ecco. Il tempo sta passando velocemente, ahimè per il Follonica, insomma il risultato fino a questo momento premia il Breganze, però una partita godibile. Rubra la pallina allora la formazione di Mir, scambio verso Samuele Amato, scatta per linee centrali dalla Valle, Texido inseguito da Marco Pagnini. Amato lotta, mantiene il possesso, andiamo a cercare Scuccato, una finta ma non riesce a servire il compagno. Poi c'è stato in area il fallo nell'area piccola e quindi punizione in favore del Follonica con un nuovo cambio. Esce Marco Pagnini, entra in pista Francesco Banini, che anche quando è entrato a Lodi, Maurizio, ha dato una scossa. Giocatore anche questo Mironde, giovanissimo, 17 anni, però tra la voglia di mettere in mostra e il fatto che si butta senza problemi come adesso, non ha problemi. Vabbè, un ragazzo molto bravo tecnicamente, ha un fisico straordinario e uno ha personalità nonostante la giovanissima età, e come ha detto tu non ha paura di niente, quindi fa veramente comodo soprattutto quando c'è da spaccare la partita, ecco, un ragazzo che entra facilmente nel gioco e nella mentalità della sfida. Intanto sono arrivati un po' di tifosi da Breganze, ne conto 6, che hanno portato tamburi e striscioni, onore a loro. È arrivato anche il primo fallo di squadra del match, l'ha commesso il Breganze in attacco. Mario Rodriguez cercare Fede Pagnini, intanto Enrico Mariotti chiama il suo time out, vuole parlarci un po' su. Va Francesco Banini al tiro, palla alta e allora il time out che ferma la partita quando mancano 11 minuti e 13 secondi alla chiusura del primo tempo. Un primo tempo che, come ha detto anche Maurizio Ciccarelli, è scorso via velocissimo. Il gol di Gerard Texido dopo 3 minuti e 31 secondi sta facendo la differenza. È entrato da destra e ha bucato Giovanni Menichetti. Follonica ha avuto le sue opportunità per pareggiare, ma Veludo ha fermato sempre tutto. Sì, beh, una partita equilibrata comunque, quindi Follonica fino a questo momento ha trovato davvero un Veludo straordinario, insomma, ha bloccato le iniziative biancazzurre, però insomma, c'è ancora tempo, la partita è lunga. Mariotti ha già fermato un paio di volte la partita per spiegare, insomma, ai ragazzi di accelerare, magari di essere anche un po' più sereni in fase conclusiva, però davanti c'è il Breganze, ecco, non c'è sicuramente l'ultima squadra arrivata, c'è una squadra forte, una squadra attrezzata, quindi ovviamente certe difficoltà andavano messe in qualche modo in conto. Si fanno sentire anche gli Ultras Eagles, probabilmente in segno di rispetto, qualche minuto, abbiamo detto all'inizio del match c'è stato il ricordo di Marcello Ricceri, storico dirigente scomparso nei giorni scorsi. Tanto avanza il Breganze con Dalla Valle, cercare Texido, va al tiro, rimpallato, recupera Davide Banini, tenta di andarsene ma il recupero di Samuele Amato lo blocca. Fede Pagnini da destra, spazio in aria, va giù, gol! Viene concessa la rete a Francesco Banini, praticamente era sul fallo, ma viene dato il gol a Francesco Banini, suo quarto gol in campionato, mentre l'arbitro espelle poi Dalla Valle perché praticamente aveva agganciato Federico Pagnini, ma insomma è arrivato il gol 1-1. Sì, l'arbitro ha convalidato giustamente il gol al Follonica, hanno iniziato insomma gli Ultras a cantare, è arrivato il pareggio del Follonica, meritato secondo me, perché comunque la formazione di Enrico Mariotti aveva costruito molto, come abbiamo detto, insomma il portiere Veludo aveva intercettato molte situazioni pericolose, quindi il gol, anzi no,
il gol non è stato convalidato, quindi c'è il rigore, il tiro, la punizione prima per il Follonica. Francesco Vanini dovrebbe andare sul punto di battuta. Non ci avevamo capito nulla, mi scuso, ma l'arbitro Molli aveva dato prima il gol e poi l'ha levato. E quindi gol annullato. Viene confermato però il blu a Dalla Valle. Allora punizione di prima di Davide Vanini. Mi sembrava che sia dato il gol, Maurizio. Secondo me aveva convalidato il gol inizialmente. Non si è capito. Comunque Davide Vanini va a battere la punizione di prima. Parte Davide Vanini, le finte. Ancora Vanini, para Veludo. L'arbitro Molli però credo che richiamerà il portiere che si era mosso nettamente prima. Ricordiamolo, la regola quest'anno, che poi insomma era sempre che il portiere si può muovere dalla sua linea di porta solo quando l'attaccante muove la pallina. Parte allora Davide Vanini per la seconda volta, il tiro, traversa. Però adesso il Follonica avrà 2 minuti di power play. Un po' di confusione, Maurizio, alla fine però la traversa ha salvato Veludo. Alla fine però gran tiro di Davide Vanini, la palla che ha colpito in pieno la traversa, è schizzata al centropista, altra davvero occasionissima per il Follonica, niente da fare, si rimane con il Breganze avanti per 1-0, Follonica con l'uomo in più, c'è ancora 1 minuto e mezzo di power play. Rodriguez cancella Marco Pagnini in pista insieme a Davide Vanini, che rimane sul secondo palo, ma chiude bene il Breganzi. Ancora Rodriguez, si va sempre a destra, cancella Marco, la palla deviata, deve ripartire l'azione del Follonica. Ancora Mario Rodriguez che avanza, cancella, spazio, il tiro, non ci arriva Davide Vanini. Ancora Texido, va al lancio per Retis, Retis in area, blocca tutto Giovanni Menichetti, ma viene fischiato un fallo in favore del Follonica, che può avanzare ancora sempre in power play. Cancella Marco Pagnini in area, alza e schiaccia Veludo, ma che ha fatto Francisco Veludo, magnifico il portiere del Breganze, 2 paratissime in 0,5 secondi, veramente 2 paratissime in questo momento. Si può tranquillamente dire che Veludo sta tenendo a galla il Breganze dall'assalto a testa bassa del Follonica. E poi anche Cancela non trova la porta, esce proprio lo spagnolo, entra in pista Stefano Paghi, un altro tiratore da lunga distanza. 9 minuti alla fine del primo tempo. Ancora Marco Pagnini, Stefano Paghi, va al tiro, Veludo para, ancora Marco Pagnini in area, gol! Questa volta il pareggio di Marco Pagnini per Marco, è il 7° gol in campionato. Picchi e meno, come si dice in Maremma, alla fine ha trovato il gol. Ha tolto le parole di bocca, proprio picchi e meno, perché anche Marco era 2 o 3 volte che ci provava, ha sempre trovato Veludo a dire di no, questa volta ha trovato lo spazio, si è accentrato e alla fine è riuscito a trafiggere l'estremo difensore del Breganze. Follonica che quando mancano 8 minuti e 30 secondi alla fine del tempo trova il meritato pareggio. Tra l'altro, Maurizio, mancavano 2 secondi alla fine del power play, quindi insomma davvero sul filo di lana. Serve anche un briciolo di fortuna, no? In queste circostanze a volte al Follonica è mancato, in questa occasione insomma è stato dalla parte di Biancazzurri. Torna al gol dunque Marco Pagnini, poi ancora in area, va giù Rodriguez, si lamenta, arriva l'arbitro Luca Molli e c'è rigore, ha fischiato Luca Molli il penalty. Follonica scatenato, si è portato subito avanti, mischia in area, è andato giù, scusate, Mario Rodriguez, e si è anche lamentato alla fine.
È arrivato Molli. E allora va al tiro Federico Pagnini. Uno specialista. Va Pagnini, il tiro parato. Parato il rigore. 3 su 5 per il capitano azzurro dalla mattonella di 5,40 m. Con questa conclusione si rimane dunque sull'1-1. Riparte il Breganze. Retis. In pista anche col numero 6 Andrea Borgo. Ora Marco Pagnini. Va alle finte di Marco. Prova anche la conclusione. Colpisce in testa clamorosamente un giocatore del Breganze, mi è sembrato Texido, anzi no scusate, scuccato dalla nostra postazione. Maurizio, abbiamo proprio visto partire il tiro in pieno volto, se ne sono accorti subito. Speriamo davvero che non sia nulla di grave, perché la pallina si era alzata, colpito dal tiro di Marco Pagnini Andrea scuccato. Subito in pista i sanitari. Forse l'unica cosa buona è che la pallina appunto si era alzata, quindi non era diretta, era stata deviata, quindi è arrivata magari meno violentemente sulla, però è sicuramente un bel colpo, ecco. Non l'abbiamo visto bene perché dalla nostra postazione abbiamo visto partire il tiro, era davvero indirizzato. Beh, speriamo insomma che non si tratti di nulla di grave, dai. Sempre a terra Andrea scuccato, ma forse un taglio. Ci sono i sanitari della Croce Rossa e anche i massaggiatori del Breganze. I compagni però si stanno allontanando, forse questa è una bella indicazione perché non è così grave. Certo è che grande spavento per Andrea scuccato. Il tiro di Marco Pagnini, che era in mischia, praticamente aveva due avversari intorno a sé, ha provato la conclusione girandosi. La pallina ha preso la traiettoria sulla destra, colpito in pieno viso Andrea scuccato. Se ne sono accorti praticamente tutti subito. Noi, come sottolineava Maurizio Eccarelli, abbiamo visto bene dalla nostra postazione, era proprio nella diagonale giusta. Staremo a vedere quello che succede. C'è un po' di apprensione, ma insomma vengono prestate le cure ad Andrea scuccato, che si è sdraiato in pista. Lì c'è anche Marco Pagnini che va a sincerarsi di quello che è successo. Mancano 7 minuti e mezzo alla fine del primo tempo. 1-1 punteggio al gol di Gerard Texido dopo 3 minuti e mezzo. Ha replicato poco fa Marco Pagnini in power play. E poi c'è stato anche il rigore parato da, anzi la traversa respinta sul tiro di Federico Pagnini. Sicuramente un taglio, Maurizio, perché stanno facendo segno che andrà asciugata la pista. Credo lo zigomo a questo punto, perché è la parte più debole del viso. Sì, penso anch'io. L'importante è che si riprenda scuccato, e che insomma, ecco, in questo momento si sta rialzando, quindi applauso di tutto il capannino, scuccato che si accomoda in panchina. Bene, meglio così. Sì, gli hockeyisti lo sanno, questo è il rischio del mestiere, però certo, vedersi arrivare una pallina che viaggia a una certa velocità in pieno volto non è mai facile. Speriamo che dunque scuccato possa poi riprendere a giocare. Ci affacciamo dalla nostra postazione. Forse solo una botta alla fine, ma c'aveva anche un po' di cotone probabilmente in testa, non era sullo zigomo ma proprio sul cuoio capelluto per Andrea scuccato. Follonia restituisce la pallina. Gerard Texido manovra, avanza il capitano del Breganze, va anche al tiro
La sfera finisce alta, rimessa in gioco per gli azzurri. Stefano Paghi, Francesco Banini. Va subito al tiro, gran botta, la palla allontanata. La recupera Texidò. Va Gerard Texidò, si immola Francesco Banini e stoppa. Rodriguez. Ora Marco Pagnini. Banini, che è entrato subito nel match, aveva trovato anche il gol, un gol che farà discutere Maurizio, perché prima ha segnato e poi è data la punizione di prima con l'espulsione. Eh sì, farà discutere sicuramente, però così è stato deciso. Effettivamente, insomma, a me pareva che l'avessero concesso il gol, invece evidentemente ho capito male io oppure sono tornato, insomma, sulla decisione. Eh sì, però insomma in un primo momento sembrava che il direttore di gara, ricordo, Luca Molli di Viareggio e Alfonso Rago di Giovinazzo avessero assegnato la rete. C'era stato il fallo netto sicuramente di Dalla Valle, che aveva agganciato Federico Pagnini, poi però probabilmente era arrivato un assist, intanto in aria Retis, pericolosissimo, e a quel punto Francesco Pagnini sul secondo palo l'aveva messa nel sacco. Poi però c'è stato il chiarimento con punizione di prima da parte Davide Banini, che è stato stoppato dalla traversa al secondo tentativo. Colonia comunque sempre in zona d'attacco. Stefano Paghi, Marco Pagnini, andiamo a cercare Francesco Banini, ancora Paghi, Rodriguez. Si allarga Francesco Banini, la frenata potente, mettere in mezzo, la deviazione nell'angolo, va Texidò. Borgo, Retis, anche Borgo giovanissimo, 16 anni, un altro della cantera del Breganze. Va al tiro e c'è il gol ancora di Texidò. Che buca Giovanni Menichetti, sembra la fotocopia di prima, anche se il tiro si è arrampicato sulla spalla del portiere del Follonica e si è insaccato, e a 5 minuti dalla fine del primo tempo torna di nuovo in vantaggio il Breganze 2-1. Eh sì, è ancora Texidò, ancora un tiro da destra, Menichetti colpisce Menichetti, la palla poi gli carambola alle spalle e si insacca in rete, ecco. Vantaggio del Breganze, secondo me il Follonica che è sotto immeritatamente, perché insomma la squadra di Enrico Mariotti ha costruito davvero molto, ha creato tantissime situazioni, ha colpito due pali e non merita, ecco, di stare sotto. Però questo è l'hockey, è così, è uno sport bello proprio per questo, no? Perché le situazioni si capovolgono nel breve volgere di pochi secondi, e così a 5 minuti scarsi dalla fine del tempo Breganze avanti per 2-1 sul Follonica. Doppietta dunque per Gerard Texidò, entrambi da destra. Tutte e due le volte non è riuscito Menichetti a bloccare la pallina, poi in area arriva Francesco Banini, fuori di un soffio, sull'assist di Stefano Paghi. Davide Banini, manovra, ora Rodriguez. Rodriguez in aria, Veludo, la tiene lì. Era un tiro centrale ma potente, e poi Borgo in aria, un alza e schiaccia, la pallina carambola, alla fine viene allontanata, ma che pericolo. Ancora in area Maremmana, mentre esce Mario Rodriguez, rientra Federico Pagnini, la partita è esplosa di un botto, Maurizio. Eh sì, la partita è sempre stata molto avvincente, perché si escludono i primi minuti, poi il Follonica ha cominciato davvero a premere sull'acceleratore, ha trovato il pareggio, poteva andare in vantaggio, e poi c'è stato questo gol un po' a sorpresa, ecco, del Breganze, che chiaramente ha scosso un po' il Follonica, perché come detto non meritava di andare sotto. Però questo è l'hockey. Adesso c'è un time out chiesto, mi sembra, da Diego Mir, e le due squadre insomma ascolteranno adesso i consigli dei propri tecnici. C'è un po' di amarezza ovviamente sulla panchina del Follonica, però la partita è ancora lunghissima. Ah, su quelle certo, ne abbiamo viste di tutti i colori in questi anni.
è stato il time out chiamato da Diego Mir, quello il secondo da 30 secondi. La rimessa in gioco è per i rossoneri, 3:45 la chiusura del primo tempo, ricordo undicesima giornata del campionato di Serie A1. Avanza Amato, pallina per Texidò, il rimbalzo lo tradisce, recupera Fede Pagnini, scatta sulla sinistra, poi a cercare Davide Banini. Ora Francesco Banini, gli fa strada Cancela, mette in mezzo Veludo, la pallina rimane lì, riesce in qualche modo con il guantone il portierone portoghese angolano a ricacciarla fuori. Poi Cancela lotta, recupera la pallina, c'è subito contropiede, Fede Pagnini avanza, mette in mezzo ma troppo a lungo il passaggio, Cancela comunque può recuperarla. 180 secondi alla fine del primo tempo, Francesco Banini, Davide Banini, chiuso da Borgo, recupera Cancela, Cancela al limite dell'area, non ha spazio, allora si riparte da Francesco Banini, una quindicina di secondi per chiudere l'azione d'attacco, va Francesco Banini, il tiro da lunga distanza, Borgo intercetta. Ancora con il numero 6 Andrea Borgo, poi va giù Cancela, viene fischiato il fallo, secondo fallo di squadra del Breganze, 0 ancora quelli del Follonica. Davide Banini manovra, riesce a trovare Federico Pagnini sull'ala, chiuso per un momento, tra l'altro mi sembra che è entrato in pista anche con il numero 99 Silvio Costenaro, c'è il fallo in attacco però del Follonica. Breganze può respirare un po'. Texidò insieme a Samuele Amato. Ancora Amato manovra. Pallina per Borgo. Tampinato da Davide Banini. Borgo in qualche modo ha portato avanti la pallina, forse con il pattino. Se n'è accorto Alfonso Rago. Mentre Luca Molli sta richiamando l'attenzione dei giocatori, chiama anche il suo collega, i due si stanno un po' chiarendo, una pacca sulla spalla e via, cosa si saranno detti Maurizio? Una bella domanda. Vabbè, sua moglie ha grande esperienza, no? Quindi avrà dato sicuramente qualche consiglio al più giovane collega, credo tutto qui insomma. Secondo me da quello che era un po' la mimica ha detto a Rago guardiamoci. Avanza ancora Francesco Banini, 7 metri e mezzo, respinge Veludo, recupera Fede Pagnini, ancora il capitano mette in mezzo, allontana Amato, palla però schizza nella zona di Francesco Banini. Ora Davide fratello, chiuso da Costenaro, cercare Cancela, Cancela guarda l'arrivo di Davide Banini ma non può concludere, si scambiano ruoli, Davide Banini in area per Cancela ma aveva davanti a sé Texidò, rinuncia al tiro lo spagnolo, poi lotta, mette in area, allontanato dalla deviazione di Amato, pochi secondi a chiudere l'azione, il tiro allora di Francesco Banini ma scadono i 45 secondi per chiudere l'azione d'attacco. Breganze può far ripartire il contrattacco, mancano 35 secondi alla fine del primo tempo, con il Breganze avanti 2-1. Costenaro, Borgo, anche Silvio Costenaro 20 anni, poi ferma tutto però Francesco Banini, forse c'è spazio per l'ultima azione del Follonica. Banini però viene sorpreso dal ritorno di Borgo e allora il Breganze in possesso negli ultimi 10 secondi, va Texidò,
tenta di saltare netto Davide Banini, poi la palla rimane lì, alla fine scade il primo tempo, la sirena che manda le due squadre a riposo, il Breganze la chiude avanti 2-1 con la doppietta di Texido, nel mezzo il gol di Marco Pagnini. Maurizio, comunque bel primo tempo, secondo me questa è una partita apertissima. Ah sì, su questo non c'è dubbio, un bel primo tempo, Folloni ha creato tantissimo, ha avuto molte occasioni, ha trovato un veluto davvero in serata straordinaria, purtroppo un paio di episodi la puniscono, insomma Texido è riuscito a trovare due gol, però Folonica meritava sicuramente qualcosa di più, un po' di sfortuna, vediamo nel secondo tempo. Con questo è tutto, allora a risentirci per la ripresa. Squadre di nuovo in pista al Capannino, sta per iniziare la ripresa tra Follonica e Breganze. Veneti in vantaggio 2-1 con la doppietta di Texido. Maurizio Carelli, era un pezzo, non te lo vedevo, eh. Cosa hanno detto gli allenatori secondo te negli spogliatoi? Ah, Enrico Mariotti, io credo che abbia poco da rimproverare, insomma, i suoi ragazzi, perché hanno fatto un'ottima partita, un ottimo approccio, hanno creato tantissimo, hanno giocato bene, poi sono stati puniti da due episodi poi sostanzialmente, e quindi ancora intanto Marione Rodriguez solo davanti al portiere, quindi credo che sia soddisfatto. È chiaro, il risultato non premia al Follonica, però credo che come atteggiamento Enrico possa essere soddisfatto della sua squadra. Per quanto riguarda il Breganze, ha fatto la sua onesta partita, si è difeso, soprattutto è stato il portiere, insomma, venuto a fare la differenza, ha cercato di costruire qualcosa, però poco, ha trovato questi due gol che gli permettono, insomma, di condurre la gara, e quindi credo che comunque non potrà durare per tutta la ripresa anche così, dovrà cercare in qualche modo il Breganze di essere più propositivo e di fare qualcosa in più rispetto al primo tempo. Intanto lotta Cancela che scarica la pallina, alla fine il tocco è stato di un giocatore veneto, quindi rimane in zona d'attacco il Follonica. Se n'è andato il primo minuto della ripresa, anzi no, non riusciamo a interpretare le decisioni, sembrava che Cancela avesse spedito indietro e poi sul tocco del giocatore avversario la pallina si fosse impennata, ma tant'è. Si lotta ancora la balaustra, Rodriguez, va giù però Retis, il fallo, si pareggiano anche i falli, due per parte. A questo momento davvero nulla, recupera Texido, cercare Amato, scambio fra i due giocatori più esperti di questo Breganze insieme al portiere Francisco Veludo. Pallina in area, va Costenaro ma viene bloccato, allora Marco Pagnini, difesa del Breganze è già rientrata tutta, bisogna ripartire con azione manovrata. Cancela, ora Marco Pagnini dalla lunga distanza, va al tiro, Retis allontana, Texido manovra, ora Gerard Texido esce dietro la porta, spazio, poi il tiro di Costenaro va a largo, recupera Cancela per Marco Pagnini che avanza, non accelera permettendo allora ai rossoneri di posizionarsi. Cancela, Davide Banini, Marco, ora a cercare Banini a centropista, due e mezzo se ne sono andati nel corso della ripresa, sempre avanti Breganze. Manini poi finisce giù sulla leggera spinta di Samuel Amato, possesso che torna ai veneti con Texido, Retis tra l'altro nell'intervallo abbiamo visto scuccato che si era ripreso, era stato colpito verso la fine nella prima frazione da una pallina vagante alla testa, ma sembra decisamente
disponibile. Staremo a vedere insomma se Diego Mir vorrà rimandarlo in campo. Ancora Texido, il tiro di Amato, para Giovanni Menichetti, poi alla fine c'è stato un fallo in area, recupera la pallina Cancela, si chiude la difesa del Breganze. Al di là di tutto, Maurizio, ora secondo me è ancora più difficile per il Follonia, perché il Breganze fa davvero un muro davanti all'area. Eh sì, il Breganze adesso si sta chiudendo, sta cercando di bloccare, ecco, tutti i varchi alla formazione di Enrico Mariotti, però insomma Enrico la partita è molto lunga, ecco, non puoi pensare di resistere più di 20 minuti sempre solo a difenderti. Vediamo, insomma, il Follonia che adesso attacca con grinta, con determinazione, con voglia di fare, e poi come detto sta trovando un veluto davvero in serata di grazia, e quindi non sarà facile. Vediamo. Intanto pericoloso Texido, questa volta Menichetti para, però sempre scatenato Gerard Texido, dietro per Costenaro, ora Amato, tiro da lunga distanza, la pallina alta, arriva il fischio, Marco Pagnini per Davide Banini, cercare Rodriguez, quasi 5 minuti nel corso della ripresa, Follonica non trova le geometrie giuste, il Breganze è lì che attende e riparte in contropiede, va Marco Pagnini al tiro, la deviazione ancora di Veludo, poi Samuele Amato, Texido, limite dell'area, a spazio Texido, in qualche modo la difesa del Follonica allontana, ora Retis, Borgo, Texido, entrato in pista anche col numero 6 Andrea Borgo, ricordo 16 anni. Texido mette in mezzo, ma lì c'è Davide Banini che blocca. Subito rilancio in avanti a cercare Cancela. Davide Banini, Fede Pagnini. È uscito Mario Rodriguez. Va Fede Pagnini al tiro! Veludo alza la manona e para ancora. Ancora Marco. Fede Pagnini. Nuovamente avanza il capitano, il tiro deviato. Poi a spazio Davide Banini, Cancela, la mette a rimorchio ma non c'è nessuno, in qualche modo Marco Pagnini la recupera, Davide Banini per Cancela, spinge il Follonica, Breganze si difende e lo fa decisamente con ordine, Fede Pagnini inseguito da Amato, ora Marco, Davide Banini, ancora Fede Pagnini, va al tiro da lunga distanza, la palla filtra ma allarga, può recuperarla il Breganze, 18 e mezzo alla fine della partita, tanto in area Texido, bloccato Cancela ma non c'ha nessun compagno da servire, lo fa in ritardo per Marco Pagnini, riparte Retis, la butta in avanti, poi Retis viene bloccato da Federico Pagnini con un fallo, punizione in favore del Breganze, manovra Amato, Borgo e da cercare ancora Amato, Follonica cerca di alzare la pressione ma davvero complicato, tanto recupera pallina Banini, Fede Pagnini, esce Davide Banini, entra il fratello Francesco, Cancela per Marco, ancora Francesco Banini, Fede Pagnini, Marco chiuso da Borgo, ancora il capitano degli azzurri, recupera Retis, Marco Pagnini va al tiro, la palla va ma allarga di un soffio, Maurizio, Follonia deve un po' provare con questi tiri da lunga distanza perché il Breganze si difende davvero bene. Sì, fra l'altro come hai sottolineato tu,
Intanto c'è il rigore per il Follonica. Come ha sottolineato adesso Breganzi si difende anche con ordine, magari nel primo tempo questo non succedeva, ma il risultato a proprio vantaggio dà fiducia e dà chiaramente autostima nei giocatori. Sì, sostanzialmente Amato è andato in scivolata a chiudere la conclusione. Allora c'è il rigore, torna Fede Pagnini che nel primo tempo non è riuscito a realizzare il tiro da 5,40 m. Ci riprova il capitano del Follonica. Va Fede Pagnini a conclusione. Veludo, Veludo para tutto. Niente da fare. Non è serata per le conclusioni da fermo per la formazione maremmana. Ha già fallite tre. Poi ci prova con il tiro dalla valle. Para Giovanni Menichetti. Polonia riparte con Cancela. Sempre Cancela dietro porta. Fa cenno a qualche compagno di fargli in strada. Poi indietro per Francesco Banini. Tenta di mettere in mezzo. La pallina decisamente alta. Non vanno nemmeno a recuperarla i giocatori maremmani. Ora Amato. Mentre rientra in pista Costenaro. Anche Diego Mir tenta di dare respiro ai suoi ragazzi. 16,5 alla fine, sempre 2-1, vantaggio Breganze. Marco Pagnini, ora Cancela, non c'è velocità, i giocatori sono un po' fermi, difficile anche pensare a qualche passaggio illuminante. Va Marco, va Federico Pagnini al volo e para Veludo. Poi scivola Borgo, recupera la pallina Follonica, si lancia Cancela, Cancela limite dell'aria, al tiro ci ha messo la stecca Amato. Niente da fare, Maurizio. Continua Follonica a premere davvero con grande veemenza, con grande determinazione, ma Veludo sta veramente sfoderando delle parate incredibili. Il Follonica non riesce a sfondare. Ancora un rigore per il Follonica, ancora Federico Pagnini, ma lui davvero cecchino implacabile dal dischetto, ma stasera non è riuscito insomma a superare Veludo. Follonica continua, attacca, continua a spingere, ma il risultato premia fino a questo momento il Breganzi per 2-1, 15 minuti alla fine del match. Si lancia dalla valle, Andrea dalla valle, ma viene bloccato da Francesco Banini. Tenta l'assist verso Marco Pagnini, la palla intercettata. Recupera Amato, mentre è pronto a rientrare Texido. Follonica ha insistito tanto in questo inizio di ripresa, ma non ha trovato ancora il pareggio. Anzi, Breganze sta resistendo. Poi ora ci prova Francesco Banini. Indietro per Federico Pagnini, Cancela, Cancela, limite dell'area, il tiro intercettato. Niente da fare. Recupera proprio il capitano del Breganze, Texido. Chiama anche un time out di Agomir. Quando se ne sono andati oltre 10 minuti. Borgo. Ottima la prova del giovanissimo Andrea Borgo. Amato. Amato tenta di mettere in mezzo. Si chiude la difesa del Follonica. Marco Pagnini. Mentre rientra in pista Davide Banini al posto di suo fratello Francesco. Marco cercare Davide, va Davide Banini, ma ostacolato dal più roccioso dei difensori, Samuel Amato. Ora Marco Pagnini scarica ancora per Davide. Va Marco Pagnini a spazio, il tiro, la palla fuori di un soffio. Altra occasione, parte Costenaro, cercare Texido. Breganze però non vuole prendere contropiedi, quindi sta molto attento anche alla fase difensiva. Texido rimane in possesso palla, una ventina di secondi per chiudere l'azione d'attacco. Texido per Amato, para Giovanni Menichetti. Va a folate il Breganze.
recupera Fede Pagnini, mentre rientra in pista Stefano Paghi per Marco Pagnini. Ancora Davide Banini, cancela. Va cancela, ma lì c'è Amato, non si passa. Recupera Borgo. Texido. Abbiamo superato metà della ripresa, Maurizio. Polonia deve inventarsi qualcosa se vuole recuperare. Sì, soprattutto secondo me non deve farsi prendere dalla frenesia, deve giocare con più serenità, con più tranquillità, ragionare un po' di più, perché il Polonica ha la qualità e i giocatori per venire a capo di questa partita. Si lotta ancora, la sfera schizza nell'area del Breganze, ma scadono i 5 secondi per riportare l'attacco. Arriva allora il time out chiamato da Diego Mir, mentre Rico Mariotti rimanda in pista anche Mario Rodriguez. 12 minuti esatti alla fine della partita con la formazione rossonera sempre sopra di un gol. La doppietta nel primo tempo di Gerard Texido sta facendo la differenza. Follani aveva trovato il pareggio con Marco Pagnini in power play. Sta provando formazione azzurra tentare di recuperare, ma non riesce, anche grazie alle parate di Francisco Veludo, a farlo. Staremo a vedere. Momenti decisivi. Finisce allora il minuto di sospensione. Mi sembra sia rientrato in pista anche Andrea Scuccato. Questa, Maurizio, è una buona notizia, eh? Sì, molto bella, perché davvero avevamo temuto il peggio, perché una pallata insomma in fronte non è roba da poco. Invece lo rivediamo dentro, e quindi questo ci fa davvero piacere, ci fa davvero molto piacere. No, sì, ma è in panchina, però insomma, insomma è a disposizione. Recupera Mario Rodriguez, va Stefano Paghi, il tiro da lunga distanza, cancela Veludo, la tiene lì l'arbitro, però Rago fischia l'ingaggio, si rimane in zona d'attacco. Pallina schizza proprio nella zona di Retis, avanza, lo blocca però Stefano Paghi, porta avanti velocemente la sfera, Paghi, limite dell'area, mette in mezzo, ma lì c'è Amato e la caccia lontano. Rodriguez, Paghi, ancora Mario Rodriguez, Davide Banini, tenta di mettere in mezzo, poi cancela, non trova la porta. Ancora Panini, la pallina schizza sopra la traversa. Polonia non lo so quante occasioni ha sprecato, Maurizio. Tantissime. Ora in questo secondo tempo, nel primo tempo magari Veludo ha fatto la differenza, anche nel secondo, però nel secondo secondo me c'è anche un po' di imprecisione da parte degli attaccanti biancazzurri. Sai, passano i minuti, anche la stanchezza comincia a farsi sentire, però sta di fatto che il Follonica ci prova in tutte le maniere, ma non riesce a trovare la via del gol. Costenaro, Texido, Amato mette in mezzo, la palla si alza, la rimessa sarà per il Follonica. L'arbitro fischia però un fallo a Costenaro, che non si era allontanato dalla pallina, ma è solo il terzo fallo di squadra. Pareggia con quello degli azzurri. Cancela Davide Panini, Paghi, 10 e mezzo alla fine, sempre 2-1 vantaggio Veneto. Ricordo, undicesima giornata del campionato di Serie A1. Recupera Amato, che si può lanciare addirittura a contropiede, ma Amato il tiro, questa volta Menichetti intercetta. Ora Davide Panini, Rodriguez, cancela,
Pablo Cancela, ma si lamenta per una trattenuta. Rodriguez, esce Cancela, rientra Fede Pagnini, ancora Rodriguez, va il capitano, prova il tiro, la palla vicino al palo, lotta Stefano Paghi, poi Texido si lancia al contrattacco, inseguito dai difensori marimmani, ora Amato, Costenaro, cercare Texido, alla fine Texido porta avanti la pallina con il pattino, l'arbitro Rago richiama il capitano del Breganze, gli dà un warning. C'è spazio, Maurizio, per recuperare, però è chiaro, questo tran tran favorisce il Breganze. Insomma, 9 minuti e mezzo sono un'eternità in questo sport, lo sappiamo benissimo, però è chiaro, passano i secondi, passano i minuti, il Follonica perde anche un po' di lucidità, perché è normale, è naturale, e quindi le difficoltà aumentano. Il Breganze per ora tiene, si difende anche con ordine, insomma, con attenzione. E vediamo, insomma, ancora c'è molto tempo, vediamo se il Follonica a quel punto basta, serve anche un episodio, con qualcosa che possa, insomma, permettere ai biancazzurri di trovare il gol, anche con un tiro diretto, con un rigore, magari anche con un gol fortunato, non lo so, però è chiaro che qualcosa serve, perché se no diventa veramente difficile venirne a capo. Sì, ma i rossoneri stanno giocando davvero con ordine, non stanno andando in confusione. Parte ora Davide Banini, il tiro di Banini, gran botta larga, si lotta alla balaustra, finisce a terra il giocatore del Breganze, ma rimane in possesso Davide Banini, indietro a cercare Rodriguez, c'è però il fallo di Paghi che ha fatto un blocco a centropista. 8 e 20 alla fine, mentre Veludo, portiere Francesco Veludo, ha richiamato l'attenzione del direttore di gara, probabilmente un piccolo problema alla maschera. Fino a questo momento grandissimo protagonista, Veludo. Sì, ha neutralizzato tutto, praticamente una partita fino a questo momento, e mancano ancora 8 minuti e 20 alla fine, senza sbavature. Ha preso il possibile e l'impossibile, perché nel primo tempo ricordo un paio di interventi davvero, davvero miracolosi. È un grande portiere, quindi è tutto normale. Vediamo, insomma, cosa succederà in questi ultimi minuti, se il Follonica riuscirà a trovare, insomma, il gol del pareggio, se la difesa del Breganze continuerà, insomma, a rivelarsi impenetrabile come è stato finora. Sì, è stata aggiustata la maschera a Veludo, si può ripartire. Amato e Texido a manovrare. Ricordiamo che nel Breganze manca un altro giocatore importantissimo, Eloy Michans, bloccato da uno strappo alla gamba. Intanto Fede Pagnini ha spazio, costretto però a frenare, indietro per Mario Rodriguez, che si è visto molto in questa partita, è entrato già nel corso del primo tempo, ma le sue condizioni non sembrano francamente al 100%. Intanto il tiro di Francesco Banini, deviato Marco, con la conclusione Veludo che poi si accascia, colpito dalla botta di Marco Pagnini. Amato, Retis, Texido, 7 e mezzo alla conclusione, va al tiro Texido, ferma tutto Menichetti, Rodriguez per Marco Pagnini, poi esce Rodriguez, rientra Cancela, ha riposato per questo finale. Marco Pagnini a spazio, il tiro bloccato da Amato, Costenaro però non riesce a rinviare, ancora Marco Pagnini, nuovamente conclusione alta. Follonica sta giocando un po' col tiro al bersaglio, ma non inquadra mai lo specchio. Retis, Amato, sbaglia però Retis perché la manda in fondo alla pista. Amato
la trattiene, non vuole rischiare, allora infrazione di 5 secondi, torna in attacco il Follonica, mentre Diego Mir rimanda in pista il suo gioiellino Andrea Borgo. Cancela, cancela per Marco Pagnini, tiro, ferma tutto, ancora Veludo, non si passa, Francesco Pagnini botta da lunga distanza, alta, niente da fare. Pensieroso Enrico Mariotti, io non saprei cosa fare, Maurizio. C'è poco da fare, insomma, Follonica l'ha provate davvero tutte, non è riuscito nemmeno con le palle inattive, con i tiri diretti, insomma, Federico Pagnini di solito è uno che non sbaglia, insomma, è davvero micidiale dal dischetto, invece questa sera anche lui non è riuscito, ecco, a superare Veludo, quindi Polonia le tenta tutte, l'abbiamo già detto e sottolineato, ma fino a questo momento niente da fare. Tanto un fischio a centropista, pallina per il Breganze, che tenta di rallentare in tutti i modi la partita. Hanno speso tantissimo i giocatori di Agomir. Rimbalzo dalla parte di Federico Pagnini che recupera in anticipo su Amato. Va Federico Pagnini, conclusione, Veludo ha visto tutto, Borgo può lanciarsi in attacco, cancela, lo chiude nell'angolo, in qualche modo alla fine gli tolgono la pallina, ancora cancela per Francesco Pagnini, va anche al tiro, diagonale largo, Marco recupera, Mir ha chiamato un altro time out, 6 minuti scarsi alla fine del match. Ancora cancella, salta Borgo in area, va giù, l'arbitro Molli lo invita a rialzarsi, probabilmente gli darà un warning, ha guardato storto, cancella, ha detto come per dire ma sono scivolato. Sì, effettivamente, insomma, non mi sembra che ci siano gli estremi per niente. Niente, 5:40 alla fine, Enrico, passano i minuti e Follonia non riesce a trovare quel gol, insomma, che... Insomma, quantomeno, ecco, pareggio strameritato, ecco, da parte della formazione di Enrico Mariotti. Breganzi continua a difendersi bene e fino a questo momento, insomma, il risultato, la premia, la doppietta di Texido sta facendo la differenza per il Follonica. Niente, si entra negli ultimi 5 minuti, nei famosi 5 minuti finali, e vediamo, insomma, vediamo che succede. Comunque partita molto bella e avvincente, quello sicuramente. Quello sicuramente, in tribuna dietro la porta di Veludo stanno cantando i tifosi arrivati da Breganze, adesso però sono qualcuno in più, no, insieme a 8. Recupera Texido, avanza Samuele Amato, ancora Texido, Follonica va in pressing ma Texido sguscia via, poi in qualche modo Fede Pagnini recupera, si lancia Francesco Pagnini, ultime speranze, Manini va giù ma aveva capito tutto Costenaro, che lancia in attacco Retis, poi però in qualche modo la difesa del Follonica recupera Marco Pagnini, va Marco, un colpo sulla stecca, poi va a terra, non c'è fischio, allora Texido già dalla parte opposta può chiuderla addirittura il Breganze, ci prova ora Cancela, cancella limite dell'area, chiuso, poi Marco Pagnini solo davanti al portiere, la caccia fuori, una giocata di Cancela, poi Davide Banini va al recupero ma spinge e quindi punizione in favore del Breganze, 6° fallo di squadra per la formazione maremmana. Sera taccia per gli azzurri che da questo match si aspettavano ben altro. Amato, Texido, loro non sono praticamente mai usciti, ora Texido che allontana Federico Pagnini, la pallina schizza, cancella, la recupera, un po' di spazio, Davide Banini sbaglia però il passaggio di ritorno, Amato, va giù Amato, il fallo di Davide Banini. Amato.
chiamato per Texido. Breganze vicino al traguardo, anche se il Follonica spinge, ci prova con Cancela. Fede Pagnini, ancora Marco, cercare Davide Banini, ma Breganze sembra avere 100 occhi, non fa passare nulla. Marco tira in mezzo a una selva di gambe. Ancora Fede Pagnini, Marco. Spazio Davide Banini, tenta di entrare in area, poi per Cancela. Veludo la trattiene. Ci sarà ingaggio, arriva anche il time out chiamato da Enrico Mariotti. 3 minuti e 40, Maurizio. Io, l'aggettivo l'abbiamo detto tutti, e c'è poco da fare. Ci ripetiamo, Follonica spinge a testa bassa, ma ora si fa veramente dura, perché a 3 minuti e 40 dalla fine è chiaro che subentra, insomma, il nervosismo, la tensione di una partita che ha giocato a grandi ritmi, che ha giocato bene, che meritavi sicuramente quantomeno di pareggiare, che invece ti vede sotto, e quindi non è facile, passano i secondi, giocatori che continuano a guardare ovviamente il cronometro, perché ogni secondo è importante e prezioso, però fino a questo momento a buon gioco la difesa del Breganze, che continua a rimanere in vantaggio per 2-1, 3-40 comunque alla fine del match. Finito il minuto di sospensione, sarà ingaggio. Va Cancela e Texido a sfidarsi nel faccia a faccia. Pallina schizza dalla parte di Davide Banini, Marco, Francesco Banini. Ora Marco Pagnini, ma la difesa del Breganze è lì, che chiude tutto. Francesco Pagnini mette in mezzo, Texido allontana, va a Costenaro ma sbaglia l'appoggio. La Folloni può riportarsi in attacco. Marco al tiro, gran botta ma lontanissima. Sempre però Follonica che può insistere. Ancora Marco Pagnini, il tiro, Veludo la tiene lì. Ci sarà nuovamente ingaggio. Nel calcio si direbbe un assedio, però nell'Ohi insomma magari no, anche se non so quante conclusioni abbiano fatto gli azzurri rispetto al Breganze. Sì, bene, il calcio sì, si potrebbe parlare in questi termini, anche perché poi la difesa butta via qui, comunque sia la squadra anche che si difende poi deve gioco forza portarsi avanti, perché ha 45 secondi di tempo, e quindi però di fatto è un assedio, perché il Follonica sta chiudendo davvero il Breganze nella sua area. Ogni tanto ecco ci prova il Breganze, però come vedi perde quasi immediatamente la pallina. Ora Cancela, spazio, serve Marco Pagnini, il tiro bloccato nuovamente, si salva nuovamente il Breganze. Follonica schiuma rabbia ma non va da nessuna parte. Cancela dietro a cercare Davide Banini, sbaglia Francesco Banini, allora Texido testa a testa, Texido para Giovanni Menichetti, si salva questa volta il Follonica. Vediamo dalla parte opposta Davide Banini in area, allontanato, recupera Francesco Banini, Marco bloccato. Siamo entrati negli ultimi 2 minuti, anche un pareggio servirebbe a poco al Follonica. Va a Costenaro, la ributta a mezzo ma lì c'è solo maglie bianche. Allora Davide Banini, Francesco Banini, Federico Pagnini da destra avanza, tenta di entrare in area, Costenaro lo allontana. A cercare Francesco Banini, 80 secondi alla fine, va Francesco Banini ma Retis blocca tutto. Allora il time out chiamato da Enrico Mariotti. La disperazione qui, Maurizio. Breganze ha avuto 2 occasionissime comunque per chiuderla, è normale, insomma, poi il contropiede
una sul tiro di Francesco Banini, ribattuto, è scattato il contropiede rossonero, però insomma Fronica è stato bravo a recuperare. 1:16 alla fine, saranno questi gli ultimi assalti, gli ultimi consigli che Enrico Mariotti sta dando alla squadra. Vediamo se metterà dentro anche il quinto uomo di movimento e toglierà il portiere, vediamo insomma, ecco, un minuto tutto da vivere. Eh sì, un minuto da vivere, ma il Breganze sta compiendo il blitz. Ricordo tutti i gol nel primo tempo, dopo 3.5 Texido da destra, il pareggio, un power play di Marco Pagnini, poi ancora al 20° Texido sempre da destra. Intanto Cancela bloccato da Veludo e Amato. Samuele Amato deve portare avanti la pallina, sbaglia il rilancio, recupera Fede Pagnini, mette in mezzo, ma non può davvero arrivarci Cancela in prima battuta. Cancela in area, il tiro, Veludo probabilmente allontana. Enrico Mariotti vuole far uscire anche Giovanni Menichetti, entrano in pista Paghi e Marco Pagnini. 33 secondi alla fine, Francesco Pagnini, Marco Pagnini, giocano un uomo in più di movimento, i maremmani, Paghi, Francesco Pagnini, il tiro contrato, Marco in area, tiro, la palla si impenna, Veluda allontana, attimi palpitanti, 15 secondi, Stefano Paghi, il tiro da lunga distanza, blocca addirittura Davide Pagnini, la porta è vuota, Texido, tripletta, vince il Breganze e complica maledettamente la vita al Follonica in ottica Coppa Italia. Eh sì, dentro il quinto uomo, fuori Giovanni Menichetti, e gli ultimi assalti del Follonica hanno sbattuto contro le stecche dei difensori del Breganze. Pallina che è andata nella metà pista del Follonica, la porta era ovviamente vuota e Texido la chiude qui, 3 gol e Breganze che espugna Follonica. Eh sì, seconda sconfitta interna dopo quella contro il Forte dei Marmi. Lì ci fu poco da dire, a dire la verità, qui ci sarebbe molto da dire, però Follonica non ha dato mai la sensazione di poter insomma fare di tutto per vincerla. Ha trovato un Veludo in serata magnifica e alla fine insomma Gerard Texido tripletta, sale a quota 15 gol in campionato. Probabilmente c'è stata un'espulsione con il blu per Cancela. Non stavamo parlando, ma Cancela è uscito con il cartellino blu, ma finisce la partita, vince il Breganze che sbanca il Capannino. Maurizio, non so che dire, perché insomma l'impegno c'è stato, ma è mancata la precisione come minimo. Beh, come abbiamo detto anche in telecronaca, nel primo tempo sicuramente Veludo ha fatto la differenza, il portiere del Breganze, nel secondo ha fatto ancora ottimi interventi, ma il Follonica è stato molto molto impreciso, ecco, non riusciva a centrare mai lo specchio della porta, nonostante ecco gli attacchi veementi, grande impegno, grande forza, grande volontà, però è mancata sicuramente la precisione, è mancata a un certo punto anche la tranquillità, ecco, per andare a cercare quel gol del pareggio strameritato. Alla fine il Breganze, dobbiamo fare complimenti a Breganze perché ha fatto la sua partita, poi con il passare dei minuti la squadra di Diego Mir ha trovato chiaramente fiducia, convinzione nei propri mezzi e alla fine ha portato a casa 3 punti importanti e 3 punti maledettamente persi per il Follonica, perché insomma in una fase cruciale come questa e poi con un calendario insomma buono fra virgolette, ecco, da qui alla fine dell'anno ci si poteva aspettare qualcosa in più, peccato per il Follonica. Sì, dunque il Breganze fa sua la 15ª vittoria contro il Follonica in campionato, 19 le vittorie azzurre, 6 pareggi. Era il 79esimo incontro appunto tra maremmani e veneti e il Follonica praticamente non vince in casa dall'8-2 sul Sarzana.
Con questo credo sia davvero tutto dal Capannino, grazie ad Andrea Burgio per le riprese, grazie al commento del mio amico Maurizio Ceccarelli, da Enrico Giovannelli un saluto e ringraziamento, alle prossime sfide con l'Hockey su Pista.